Eccola qui. Suoniamo. Questa gente viziosa e dormono a quest'ora. C'è qualcuno? Ma un po' d'educazione, va. Campanella, non suona. Vengo. Buongiorno. Buongiorno. Loro sono del collegio? Ecco, noi. Che cosa vogliono? Ma che collegio? Noi siamo venuti qua per cercare il signor Coso, il signor... Il signor Edmond. Edmond c'è, è fuori per affari e non sappiamo quando torna. Peccato, eravamo venuti qui per una cosa piuttosto importante. Permette, è barone Giaconia, il mio amico barone Patanè e il geometra. A ne Patanè Chiorre. Noi siamo arrivati adesso dalla Sicilia. Dall'Italia. Dall'Italia. Ah, dall'Italia. Ma allora... Prego, prego. Piacere. Piacere. Lieto. Piacere. Dalla Sicilia, appunto. Cefalù. Cefalù, ridente cittadella marinara. Ah, ecco. Sai, eravamo venuti qua per avere un consiglio del signor Edmond. È stato amico di mio padre tanti anni fa, il barone Patanè. Mm-hmm. Mai sentito? No. Ma vede, siccome abbiamo pensato che mare c'è qui e mare c'è là, un gemellaggio tra una cittadella qui della costa e Cefalù. Già. E volevamo appunto un consiglio dal signor Edmond. Ah, siamo arrivati adesso, non conosciamo nessuno, abbiamo delle difficoltà, la lingua. Già. Questi è il geometra... Il geometra, insomma. Comunque, il rappresentante del consiglio comunale con pieni poteri. Ma... Ah. Ecco, bambini, questo è il parco dove verremo a giocare. Questa bella villa ospiterà un giorno il nostro collegio. Chi è? Patrice. Buongiorno, amore. Come stai? Ma come parla qui? Vedete, vedete. E allora vedete? Il signor Edmond? Sì, l'avverto io. Io sono il nipote. Noi abitiamo al Negresco. Prego. Sì. Ah, sì, grazie. Buongiorno. Faccia pure. Sai. Arrivederla. Ho fatto tardi, ma la contessa non si decideva a svegliarsi. Non gli ne andava bene uno oggi. Michel. Michel! È troppo dolce. Vieni qui. Dì alla contessa di prendere quella d'arancia. Mi piace di più. Sì, va bene, se vuoi. Buongiorno, signor Edmond. Michel, perché hai preso la mia lavanda? Oh, sì, io per un po' di lavanda. Già. Buongiorno, Denise. Come sei bello stamattina. Non mi piace che lei venga qui. La contessa potrebbe accorgersene. E la cosa mi dispiacerebbe. Ma lo sa? E come lo sa? È contenta. E mi chiede sempre di lei. Dice che è un bell'uomo. Vedi, fai ancora delle conquiste. Sì, una befana sorda di 60 anni. 58, e certi giorni ne dimostra 50. E mi creda, signor Edmond, glielo assicuro. Ha tanta ammirazione per lei. Che io non ricambio affatto. Ho capito, me ne vado. Torno più tardi a ritirare questa roba. Se non do fastidio al signore.
Perché la tratti così? Ah, sei senza dignità. Io non ti ho fatto venire qui dall'Italia perché tu vada con le serve. Alla tua età io non perdevo il tempo così. Non dormivo per terra, ma dormivo su... Sulle più belle donne d'Europa. Precisamente. E tu invece sei astemio. Non hai fatto il militare, non sai cantare e non sai nuotare, mentre invece, con uno zio come me, hai la fortuna di vivere in una villa che tutti ci invidiano. Chissà perché poi debbono invidiarcela. È una cosa che non riuscirò mai a capire. Sembra un catafalco. Per pagare le tasse ci siamo venduti anche i letti. Ma se quelli del collegio insistono e ti danno una buona uscita, ma dagliela questa villa, si può sapere che cosa te ne fai? Voi giovani siete proprio insensibili. Sono stato 10 anni qui con Lisa O'Connor. Questa villa me la sono guadagnata. Dovevi fartela regalare, e invece non è neanche tua. Ci puoi stare finché campi, ma poi va al collegio. Ma dagliela subito, noi ce ne andiamo tranquillamente alla pensione Marin, dove almeno lì... Ci sono tutte le serve che vuoi. Sarebbe come arrendersi, disertare. Ah, sono venuti da Italia a cercarti. Creditori? Non ho capito bene, siciliani. Parlavano di gemelle, che tu dovresti aiutarli a... Insomma, ma non ho capito bene, ecco. Gemelle? Io non ho mai fornito gemelle a nessuno. Per chi mi prendono? Se tornano, cacciali via. Niente, peltro dei bei tempi. Certo, adesso purtroppo non ne fanno più di queste cose. Ha finito, signor Edmond? Finito? Ah, sì, tutto in serie oggi. Le caffettiere, le donne, tranne le dovute eccezioni, naturalmente. Ricordo nel 32 a Ostenda la giovane duchessa d'Altona, una puledra di gran razza. Donne così, ne nasce una per ogni generazione. Avevi capelli biondi e fini come i tuoi. Come i miei, signor Edmond? Sì, e gli stessi occhi. E quando diceva amore, rovesciava un po' la testa così, dolcemente. E prova a dirlo. Amore. Ma cosa fa, signor Edmond? Suo nipote Michel me l'ha sempre detto che ai suoi tempi lei faceva girare la testa a tutte le donne. Ai miei tempi? Lo dici come se fosse l'epoca delle crociate. Ma no, signor Edmond, suo nipote... Mio nipote è un cretino. Portate via quella roba. Sì, signor Edmond. Mr. Smith, au telefono. Mr. Smith. Mr. Smith? No. No, pardon. Ma insomma, per favore, ma si toglie il cappello. Che schifo. Ehi, ehi. Barone, non siamo venuti qui per guardare queste donne. Don Melchiorre, fatevi i fatti vostri. Da stamattina non abbiamo combinato assolutamente niente. L'amico di vostro padre non c'è. E voi non fate altro che guardare queste sputarate che passano. Nude di sopra e nude di sotto. Che schifo. Voi il prete dovevate fare, ma... Il prete? Ma come, siamo venuti qua e ci perdiamo tutta questa grazia di Dio? Grazie di Dio, per me soltanto la siciliana è donna vestita. Barone, siamo qui in veste diplomatica. Siamo venuti qua per un gemellaggio. Gemelli e gemelle. E quelle gemelle sono, no? Me ne vado. Due passi e poi a lei. Le gambe mi dovevo rompere quando ho accettato di accompagnarvi. Bebè. Qua stanno venendo. Minne. 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 Deutsch. No, no, Swedish. Italiani. Oh, io ho dimenticato mia rivista. Era qui, stavo leggendo un articolo su Sartre molto interessante. Ah. Ma io le conosco. Voi siete le gemelle Gemberg. Io ho letto vostro nome sui cartelloni. Oh. Permettete? Barone Patanè. E Barone Giaconia. Piacere, piacere. Che vogliamo fare? E che volevo fare? Vogliamo andare a bere qualcosa? No, grazie, mai bere prima di numero. E mai alcol. Beh, forse una cosa leggera, sì? Leggera? Leggera come piuma, prego. Questa serata conclusiva dell'annuale edizione del Festival Cinematografico di Cannes ha raccolto il pubblico delle grandi occasioni. Due valletti d'eccezione hanno con la loro presenza sottolineato l'importanza della serata. Sono Daniel Darier e Jean Marais. Il cinema italiano ha raccolto i più larghi consensi.
Assieme al cinema italiano, i massimi riconoscimenti sono andati al cinema americano e a quello francese. Un pubblico internazionale ha affollato il Palais in questa serata conclusiva. Ecco Anatole Litvak con la Bergman, Perkins e Montand. Con i più noti divi del momento sono presenti anche i più bei nomi della costa. Leblanc! Ecco Leblanc, l'avvocato delle dive con la sua incantevole moglie. Ho bisogno di parlarle, la faccenda della villa. Faremo opposizione, non ti preoccupare. Ciao. Buonasera, signora. Buonasera. Mi raccomando, eh? Oh, ma stia attento, non brucia mica il palazzo. Ehi, Edmond! La piccola Jasmine. Ma non eri in Belgio, tu? Oh, ci sono ancora, sai. Quasi sempre. Mio marito ha le miniere. Un marito e anche le miniere. Ah, complimenti. La piccola Jasmine è diventata importante. Salve, salve. Oh, Jasmine, dove vai? Ecco mio marito. Caro, questo Edmond, un vecchio caro amico. Piacere, molto piacere. Tanto piacere. Che fortuna trovarti. Bisogna che ci vediamo una sera, non appena ho messo a letto il nonno. Non badargli, sordo. Vai sempre negli stessi posti. Posso venirti a cercare, magari in villa? In villa... In villa no. Ci sono gli operai. È impossibile, è tutto in disordine. Siamo stati in mezzo a certi disordini. Puoi cercarmi al night del casino. Telefonami magari una di queste sere. Contaci, ti telefonerò. A presto. Sì. Au revoir, Moshe. Arrivederci, cara. Benissimo, grazie, bellissima arrivederla. Serata. Arrivederci. Chi è quel tuo strano cliente? Edmond, era il più bell'uomo della costa, ma ora... E quello chi è? Leblanc, avvocato molto ricco, importante. L'avvocato delle dive, amante di Odile Manet e di Jacqueline Valls. Ma lei chi è? Sua moglie, è più ricca di lui. Ricca ma vecchia. Mi fanno rabbia. Sì, gli uomini interessanti li hanno tutti loro. Un uomo magnifico, un vero uomo. Mi piace. E mi piacerebbe portarlo via a quella lì. Non è facile. Con le Blanche non ce la farai mai, cara mia. Sta tranquilla. Dammi una settimana di tempo. Guarda la Begum. E poi, quando l'hai guardata? La buffa mia! Ma che fai, pazzo lei? Signora! Accidenti e guaio, poveri noi. Ma no, è solo svenuto. Ragazzi, non voglio scandali, caricatela presto. È ancora vivo? Non ha niente, ti dico, è svenuto di paura, potevi lasciarlo lì. Sei stupido, c'era la guardia e sai quanto mi secca mostrare la patente. Adesso siamo lontani, scarichiamolo qui e via. Per me è morto, guarda, morto secco, chissà chi era. Se quel flick ha preso il numero è un bel guaio. Dobbiamo portarla alla villa per forza. Solo. Sono con te. Signora. È il tono che non c'è più.
ti butto. Qua bisogna risolvere, zio, se no ti tocca la contessa. Ben piantato come sei, con quella faccia, con queste spalle, dovrebbe bastarti fare così. Stasera sfondo, zio. Americane, per te possono andare. Cafone, preferiscono il tipo italiano, va, e mi raccomando, un bel distacco, indifferente, e al momento giusto là, un colpetto patetico sentimentale, le tocchi nei loro più cari affetti familiari. Va bene? La mamma. Scotch. Grazie. Posso offrire? Sì, grazie. Ma noi ci conosciamo? Ma si capisce, lei e io siamo qui che parliamo e quindi per forza noi ci conosciamo. Gingi. Signori, ballate con noi qui. Buchessa da parte di padre o di madre? No, tutte e due le parti. Ah, interessante. Io mi sento solo come uno sciacallo. Basta affogare i pensieri nell'alcol, essere circondati dalle più belle donne della costa. No, non è passione quella che voglio. Beh, io ho bisogno di un affetto materno. Balliamo? Pardon? Ah, perché no? Certo, tutti ballano, balliamo. Ma come ti sta? Semplicissimo, adesso le insegno io, che se non si preoccupi. Però lei dopo lo darà un po' d'affetto materno. Coraggio, così, uno, due. Guardi, deve muovere il così dietro. Ecco. Bene. Sì, così. Vado bene così. Le giuro, Duchessa, non ho mai visto nessuno ballare come lei. Zio Edmond! Duchessa, non si muove da lì, Zio! Se vuoi, non chiamarmi zio in pubblico. Ho sfondato, ho rimediato una miliardaria, un lavoretto perfetto. Ora però io non mi ricordo più come devo fare per dirle che io non ho una lira. E chi è? Si può sapere chi è?
quella. Lei? Disgraziato. Pardon. Ma lo sai chi è quella? Quella sciagurata. Ah, sì. Una duchessa, ma non importa, io ho colpo grosso o niente, madame. Adesso te la prendi anche con mio nipote, te ne approfitti perché è un esordiente. Ma non conosci le pompiste, e questa si è fatta tutti gli sbronzi della costa. Ma lo vedi che scarogna, ma guarda, se un uomo come te deve avere un nipote fesso come lui. Va. Desolato, madame. E io. Ti sei anche ubriacato. Sì, io. È il destino. Come puzzi, va a dormirci sopra, va. Zozze. Siete tutte zozze. Non si capisce cosa volete, però volete sempre la cosa sbagliata. Permette? Io ho sempre desiderato farne un uso diverso, da quando ho sentito il gusto schifoso che ha. Oh, pardon. Là. Vedi Schneider? Dove andiamo? Ma pare che al vecchio mulino. Io vado a Cassino. Potrebbe... No, perché? Io no, Cassino. Poi perde come al solito. No. Ma se perché? Vogliono andare a Cassino. Piace lei, ma no, Cassino. Io voglio andare a Cassino. Fermate! Via, sempre così. Vizio, gioco terribile. Mm. Se vuoi giocare, piccolo poker camera. Mm. Voi giocate poker? Pompis. Facevo per parlare, senti. Volevo sapere se sei una bidonista. È giusto, io sono una schifosa. Sono una disgraziata. E io allora? 98 di torace. Ah, io. Ex centravanti della Virtus di Pallacanestro vogliono portarmi via tutto, ma io che diritti ho? A cosa servo? Un fallito. Ecco che cosa sono, un fallito. No, io sono una fallita, io. Tutti uguali. Volete sempre essere in prima fila? Va bene, allora siamo falliti tutti e due. No, basta, la faccio finita. Ecco, come? Basta, mi ammazzo, è finita. Caput, ho detto. Va bene. La tua è un'idea, io non ci avevo mai pensato. La faccio finita anch'io, così impareranno. Certo. E chi non si ammazza in compagnia è un ladro o una spia, d'accordo? Ben detto! Mamma! Sempre piccolo poker scanner! Che classe, che stile, l'ho letto in un racconto di Fitzgerald. Ma non capisci, sono disposte a... Ma no! Il poker l'hanno inventato per salvare la faccia, vincono e poi tutto è naturale, capito? È Amonì! Amonì! Accomodatevi. Un neanche. Al tempo, fitta. Ma domanda, prego. Che di corsa. Andiamo. Il primo uomo di cui mi sono innamorata me l'ha portato via la mia migliore amica. Con la scusa che era suo marito. Che schifosa. Tutte così. Neanche io sono così, ma adesso ho deciso. Hai una lametta da barba? No. E allora non possiamo tagliarci le vene. Ma dove ti porti? Non c'erano.
Che bella coppia. No, guardare tu, tutti uomini porchi. Tutti uomini porchi. Che c'è? Tutto. Tutto? No. Io sì, tutto. Che hai? Full di donne. Full di donne, hai vinto. Io con le donne perdo ecco. Sempre. Ah, oh, no, ho vinto tu. Poker di sete. Ah già, poker di sete. Ma a me i sete non piacciono, poi portano scherzi. Io quando ho pagato tutto resto senza una lira. Tutti dinni, tanto prima perdiamo meglio è. Come adesso? No, niente, dicevo che solo qui fa caldo, caldo. Sì, caldo. In Svezia mai caldo così. Vado a cambiarmi. Prego. Beppe, che dici, mi butto? Un momento. Dopo. Tanto è sicuro. Perché dire sempre dopo? Perché dire sempre dopo? A me lo dici. No. Perché dopo io e te assemble... Io non capire niente. Io nemmeno. Bebè, tale come se consochista. Gesù. Stare male? No, io stare male. Insomma, giochiamo. Ecco. Giochiamo, diamo carte. Piatto piange. Piange. Piatto piange. Io mi ricordo di aver letto in un libro giallo di uno che si ammazzava col motore acceso e lo scappamento aperto. Ossido di carbonio, lo so, quello. Ma si soffre. Dunque noi la macchina l'abbiamo? Sì. L'abbiamo. Lo scappamento l'abbiamo? Sì. L'abbiamo. E dunque? Ma la macchina ce l'hanno tutti, lo scappamento anche. Allora tutti quelli che tengono il motore acceso e lo scappamento aperto dovrebbero... Sono tutti quanti morti, tutti morti. E non lo sanno. Fermiamoci qua, sono stanca. Ma no, non fare così. Ma che cosa vuoi che faccia? Sto per morire, non ho neanche una persona amica vicino. Ma io ci sono amico. E chi me lo dice? Tutti uguali voi uomini. Io sono disperata e tu mi baci. No, io ti posso baciare. Perché? Perché sono disperato anch'io. Ah, già, non importa, tanto il motore è acceso. Lo scappamento è aperto. Ossido di carbonio. Ecco. Ah! Ah! Mamma, ferma. Ecco come sono gli uomini. Mi hai portato su un precipizio. Ma guidavi tu? Che c'entra? Dov'è la marcia indietro in questa macchina? Siamo in pericolo e ti interessi a queste stupidaggini. Cretina, sei cretina. Metti la marcia indietro, premi la frizione, ma fai attenzione perché se sbagli finiamo tutte e due laggiù. Insomma, io non ti permetto di parlarmi in questo modo, hai capito? E poi la frizione non c'è. Sì, allora premi. Ragazzi, sbrighiamoci, l'ultimo piatto. Ecco qua. Erano 100.000. Niente fortuna. Niente fortuna. Niente fortuna. E niente fortuna. Oh, tu quattro assi. Sei quattro assi. No, posso questo no. Piatto, ho visto che avevi le mani, avanti. No, guarda che io sono una persona per bene, Sì, lasciamolo a loro, siamo uomini di mondo. Oh. Tutto tuo. Tutto piatto tuo, tutto tuo. E tu? E tu tutta mia. Tutta mia. Bella. Tutta mia bella. Ora uomini non tutta sono mia. Più tranquilli, noi andare a letto. Sì, capito bene? No. Andare a letto. Io letto mio qua e tu in tuo letto. Un momento. Come ha detto? Tu in tuo letto, ma letto qua. E porta là, porta là. Siamo calmi, come ha detto? Porta là. Porta là, amore. Bebè, ma su Fitzgerald? No, i mani sopra no. Nella novella di Fitzgerald era un'altra cosa. Scusa. Signorine. Ma cammina, per favore. E cammina. E tu esci senza giacca. E tu? Ah, bussa. I giacche! Non essere volgare. Altra volta non barare. Eccole. Calate. Ah, bella serata, eh? Un ventaglio. Merci. Bella serata. Vabbè. €4.000 Ricche, sì. Tutta mia. Tutta sua. Altro poker? Aspetta che ti aiuto io.
Guardi, io ho anche uno yacht. Anch'io. Uno yacht tutto bianco, di 121. Dice, io ho 200 tonnellate. Anche il mio è tutto bianco, 800 tonnellate. Sì, buonasera. 860 tonnellate, ho un cuoco cinese. Le balle che raccontate voi donne. Va bene, allora io sono miliardario. Io pure. A me i soldi mi escono dalle tasche. Eppure a me. Aspetta, dove vai? Tanto lo so bene che adesso finiamo sul tuo yacht. No, sul mio pianoforte. E suoni il pianoforte anche di notte? Sempre. Fino che mi fa male la schiena. Senti, andiamo sul tuo yacht che è molto meglio, eh? Yacht, il cuoco cinese e i miliardi. Beh, buonanotte. Signore? Signore? Buongiorno. Sì. È la signora che era con me. Non si è fermata stanotte. Peccato, una così bella ragazza. Chi lo sa se era bella. Lei aveva molto sonno, vero? Si fanno trovare sempre al buio queste profide. Hai una sigaretta? No. Già. Ma tanto doveva essere sbronza. Sì. È sempre sbronza quella lì. Suo padre con i soldi che ha potrebbe farla curare. Se continua così... Fuori. Gloria Panderfi. Gloria Panderfi. Abbordiamo. Non ti preoccupare. Eccole, eccole. Bonjour. Comment ça va? Ti passeggia, eh? Niente, mi impette l'olite. Roba da giardino d'infanzia. Hanno quel senso del peccato, di perdizione. Tu hai letto l'olita? No. Non hai letto l'olita? No. Ma scendi, va? Ma perché? No, scendi, scendi. Ma perché uno che non ha letto l'olita non può stare ancora? Già, io sapevo. E fammi vedere, no? Ah. Guarda chi c'è, Leblanc. Poi mi racconti, eh? Dylan! Quattro dita e mi metteva sotto. È un gioco nuovo, questo? Se il guidatore non ti investe, generalmente ti dà un passaggio. Ah. E allora? Ci sono sistemi anche meno rischiosi. Prego. Se sono meno rischiosi non mi interessa. Sa a chi somiglia lei? No. A Laurence Olivier? Sì, dicono. Ma con gli occhi più viziosi. Ah, perché lei se ne intende di occhi viziosi? Per forza. Gli uomini non fanno che guardarci. Ha una sigaretta? Quanti anni ha? Che domanda. Non me l'aspettavo da un tipo interessante come lei. Grazie. Lei deve avere un passato, signor... Leblanc. André, per le amiche che mi trovano interessante. Io Nicole. Per tutti. Giuseppe Maria, dove sono? Che è successo? Ma stai benissimo. Lo dicevo io che non eri morto. Morto tuo nonno.
Oh, quello da un pezzo. Ma insomma, chi siete voi? Dove sono Gasparino e Baldassare? Non fare troppe domande, vero? Abbi pazienza, caro. Chi mette piede qua, domande non ne fa. Oh. E chi mi fregò le scarpe? Uffa, adesso chiamo Coxie e te la vedi con lei. Ecco. Accidenti, come sei nero. Che dici? Signora. Come ti senti? Vuoi che faccia venire un dottore? Quale dottore? Io sto benissimo. Che paura ci hai fatto prendere. Dopo l'incidente abbiamo pensato ad una commozione cerebrale. Se volete che vi dica la verità, commozione fu. Commozione perché vi ho vista... Siete... Permesso? Rodriguez, cosa aveva detto Madame Talis? L'uomo verrà dalla notte e lavorerà per il mondo delle tenebre. Ma tu credi che sia lui? Ma certo, ne sono sicura. Questo è certamente l'uomo del destino. Oh mio Dio, come nero. È nero sono. Sai quanto tempo hai dormito? 10 ore. C'è da pagare qualche cosa, tolgo il disturbo. Ma che ti prendono, vuoi restare a colazione? Devo avvertire un albergo, sono con 2 paesane, Giaconia e Patanè. Quale albergo? Il Negresco. Ah, Rodriguez telefonerà. Hai fame? Beh... Ma certo che ha fame, muovetevi, sarete qui per qualche cosa. Possibile che debba pensare a tutto io, preparatevi un bagno, svelti. Che tocco de burro. Hotel Negresco? Passatemi il portiere. Portiere, vorrei lasciare un messaggio per i signori Giaconia e... E Patanè, sì, Patanè, dovete dire che il loro amico è alla villa Le Cassard, Le Cassard. Mi raccomando, non dimenticate, altrimenti Coxie mi strilla. Sì, bravo portiere, ciao. Chi c'è? Buongiorno, madame. Niente posta, signora, niente. Occupato! Le scarpe del signore. Ecco, signore. Ah, scusate, posso fare una domanda? Prego, signore. Ma la signora chi è? Madame è una diva, signore. La più grande di tutte. Attrice del cinema? Anche, ma soprattutto una grande vedetta internazionale. Ah, e questa casa è sua? Ne ha un'altra a Parigi e una nella Foresta Nera. Mizzica. Signore. Ah, scusate, ma la signora è sposata? Il signore desidera altro? No, no, grazie. Via, bestiaccia, via! Non devi dare confidenza! Duca! Scusasse, signora! Vieni. Vieni, Duca. Vieni. Duca! Duca, non correre, poi cadi! Sono assolutamente sicura. E lui, penso un po' come l'abbiamo incontrato. Il destino me l'ha messo davanti. E un po' anche il fatto che guidavi senza guardare, oh, come fai sempre. Ma voi non capite niente. Oggi chiamerò Madame Talisa a Parigi e le dirò di guardare nella sfera di cristallo. Ma sono sicuro, il destino me l'ha mandato. Poteva mandarti un po' meno cafone. Ecco il cafone. Si accomodi, signore. Grazie. Signora? Ma stai bene, non hai niente. Siedi. No, non così lontano, Albert da Bravo Alto. Uffa! Conosci Rodriguez Albert. Anepeta Melchiorre, geometra, tanto piacere. Melchiorre, che nome buffo. È bello il tuo. È il nome di uno dei re magi. È vero, quello nero. No, è predestinato anche nel nome. Da dove vieni, ore orientale? Dalla Sicilia. Ah, dicono sia bellissima. Peccato, non ci sono mai stato. Meglio per te. Oh. Io veramente non ho fame. Mandali, stupido. Questi fanno bene alla pelle. Cosa vuoi che gli importi a lui della pelle? È così vero, così primitivo. Non cominciare a nominarmelo.
Ma che mi rappresenta questo caffardo? Ma è come malinconia, ma di più, capisci? Allora sarebbe come da noi Villa Triste. Di più, di più. Ma che ci sarà venuto a fare in questo posto? Che ci cioè, facciamo il giro e vediamo. La! Mi! Birichino, signora. Amore, signora, signora, amore, amore. Mi, che pezzo di donna. Ma forse un po' artificiosa, ma... Ma tu non hai avuto mai artificiose così. Amore. Ma cosa fai? Sì, Madame Talis al telefono da Parigi. Aspetta. Vieni. Che camorrea. Camorrea. Ehi là. Anepeta. Venga, venga. Io non capisco come ha fatto questo deficiente. Al nostro paese nessuno lo guarda. Ha sposato una balia, ma... Però è sempre un tipo latino. Ma no, è il piacere dell'orrido. È che oggi piacciono i mostri. È quel senso di perdizioni delle grandi dame. Tu hai letto L'amante di Lady Chatterley? No. Provinciale, pure quella fa l'amore col campiere. Oh. Oh. Ma che volete? Don Melchiorre, ma stiamo scherzando. Il gemellaggio. Che gemellate per voi? Io ho da fare. No, è che ci servirebbero dei soldi. Sì, soldi? Sì, sì. Pagherò il conto dell'albergo e sarà salato. Per i vostri vizi neanche una lira. Peccato, così dovremo telefonare a casa. Sì. Telefonate pure, il barone provvederà, va bene? No, non è questo, ma se quando telefoniamo vostra moglie dovesse domandarci... Come si comporta mio che marito? Che c'entra Sontina? Si lava sempre. Chi frequenta? Se va a messa tutte le domeniche. 18, 10.000 lire a testa, siamo d'accordo? Ma tu che dici, 10.000 a testa, basta? Grazie, capisci? Sì, se basta, tutte di buttasto! Vi piaccio così? Sai cosa? Sembri una subrettina. Oh. Mi! Non posso provare con voi. Me ne importa niente. Andate via. Ah, è diventato insopportabile. Non si fida. Tu no! Io? Resta con me, uomo nero. Vieni qui. Signore, a me questo vestito mi piace. Grazie. Siedi. No, quelli non mi capiscono. Sono buona con loro, li mantengo. Ma sono così superficiali. Tu invece. Ma che razza di brillantina ti metti? Oh, l'ho capita appena ti ho visto. Sei forte, sei primitivo. Posso affidarmi a te con piena fiducia. Affidatevi, affidatevi interamente. Io sono disposto a tutto. Come sei impetuoso. Ma devi aspettare. Ti piaccio, sono bella. No! Sono un mostro. No. Sono un mostro e morirò giovane. Signora, ma che dice? Lo ha detto Madame Talis. Beh, e che mi rappresenta? Io sono una creatura eccezionale. Tutte le creature eccezionali muoiono giovani. Ma non importa, in fondo, cosa mi offre la vita. Io sono sola. Signora, io starò con lei. Nessuno può cambiare il destino, uomo nero, e tu dovresti saperlo. Nel mio destino c'è una luce subito spenta. Ma resterò qui, nel mio piccolo mondo. Tutto sarà come adesso. Albert e Rodriguez mi offriranno della musica e dei fiori. Vieni, il tuo momento è arrivato. Aspettate, fammi guidare, va? E accelera, se no la perdiamo. Va bene, guido io la vedo, ecco, l'ho persa. È finito. È più bello di Villa Garibaldi da Agrigento.
tu mi capissi. Di te avevo bisogno. Avrà anche un nome. L'Approdo. Semplice, senza retorica. Pensa, quell'imbecille di Albert voleva che la chiamassi Nuvola Rossa. Come sono decadenti questi mezzi uomini. L'avevo capito io. Che schifio. Visto come stavo bene. Adesso tocca a te, sei forte e lavorerai con amore. Ci vuole molto amore per queste cose. Amore che resta nella terra e nell'aria. Aspetta qui, ti mando Albert. Eh? E che me ne faccio? La 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 la. Hai visto che meraviglia, peccato? È una Vanessa con dei colori straordinari, non trovi? Che hai fatto? Ha detto così se cominci subito. Cominciare a che? Ah, ma a scavare, no? A scavare? Mi spiegasse perché devo scavare. C'è il petrolio qua. Ma come, non ti ha detto così? Devi fare la tomba. La tomba? E che becchino sono. Uffa, e questa vedi è un'idea che gli ha messo in testa Madame Talis. E poi adesso è di moda pensare alla tomba. Hai visto quella della Brigitte Bardot? Una cosa, credi, veramente straordinaria. Ma così hai in più l'uomo nero, e cioè tu. Nero sono, maiettatore no. Non scavo tombe, sono geometra. Ah, ma è una cosa delicata, sai, cosa credi? Madame Talis ha detto che i lavori in muratura può farli chiunque, ma per lo scavo ci vuole l'uomo del destino, che lavori con tanto amore, il grande misterioso amore. Il grande amore? Io? Ma si capisce, e si vede subito che sei innamorato di lei. Chissà cosa ci trovi poi, ma... Tu non puoi capire, insensibile. Dov'è una pala? Stanotte. Stamattina per colazione non c'eri. Affari? Davvero? Affari? Tutta la notte via per affari? Senti, se credi di potermi trovare così ti spalli. No, no, aspetta. Cosa ti sei messa in testa? Siete tutti uguali voi uomini. Cercate sempre di trovare una scusa. No, 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 per amor di Dio non cominciare anche tu. Sì, è vero. Sì, è vero. Se anche voi nordiche cominciate a fare le gelose è la fine del mondo. Scusi. Non fare la vittima, non c'era altro da vendere. Venite, entrate. Signor Edmond, ho portato la ragosta anche per lei. Brava, ragazza mia. Prendi? Ci manca un po' di limone. Oh,
Eppure, signor Edmond, se lei volesse altro che limone, la contessa mi diceva ancora stamattina che per una donna sola stare vicino a un bell'uomo come lei è una tentazione che... È una tentazione che io respingo. Ma non è mica poi tanto brutta. Al di là c'è la morte. Oh. Hai mai sentito nominare una certa Gloria Panderfield? Thomas H. Panderfield, vedovo, figlia Gloria, 20 anni, yacht Odisseia, miniere di stagno e ferrovie in Pennsylvania, oltre 50 milioni di dollari. 50 milioni. Il filetto non lo vuoi? Un momento, 6x5:30, porto. Che cosa li prende? Un'ereditiera, se fosse la volta buona. La volta buona per chi? Per me. Ormai ha una certa età, deve mettersi a posto invece di far perdere tempo a te. Tu puoi avere altre soddisfazioni nella vita. In fondo, Michele è un ragazzo senza esperienza. Per le donne, invece, ci vuole qualcuno che sappia. Tu non devi mica andare lontano per trovare un uomo. Tu mi devi aiutare, zio. Non fare così, Denise. Intanto quello va a cercare l'ereditiera. E io che li voglio bene. Non prenderla così, benedetta ragazza. Tutte uguali le donne credono di risolvere tutto piangendo. Tu mi capisci, zio? Lui non è fatto per l'ereditiere. Io come un bambino, ingenuo, bisogna conoscerlo. E tu lo conosci? Sì. E sarei una buona moglie per lui. So quello che gli piace mangiare e so anche stirare. Sì, sì, ma non c'è soltanto questo nel matrimonio. Ma non andiamo d'accordo su tutto. Bella fatica. Sì. Smettila di allagare la casa. Se ci tieni tanto a Michelle, puoi anche prendertelo. Non sarò certo io a impedirtelo. Grazie. Ora va a mettere in ordine. Sì, sì, subito. Sei per cinque, 36 zeri, 8 zero. Zio, ti ricordi di quella volta che mi hai parlato dell'Italian Lover? Italian Lover, sì. Bene. Gloria Panderfield, Italian Lover. Ah, Italian Lover, sì. Ma attenta a non combinare no. Altri guai. Ah, no, sembra facile, ma ci vuole della tecnica. Ciao, zio. Ciao. E mi raccomando, la mamma. Michelle, dove vai? Michelle! Arrivo subito! Dove vi siete cercati tutti quanti? Dov'è Cocchiesi? Al night, per la prova. Coxie non ha fatto che parlare di te, la pazza. Una rentrée così importante, anziché studiare, dopo le prove è andata a fare un po' di footing. Mi dispiace che non possa aiutarti. È scritto che devi fare tutto da solo. Senti, quando hai finito, saresti una tomba anche per me. Non diciamo niente ad Albert, morirà dalla rabbia. Ma vaffan! Vabbè, vabbè. Sì, qui. Sì, qui. Grazie, Grazie tanto. Arrivederci. Ciao. Automobile indimenticabile, Gloria. Il mal di testa mi è durato finora.
E anche a te? Io avevo un altro male, Gloria. L'ulcera anche tu. Tutti quelli che conosco hanno l'ulcera. Io soffrivo per colpa tua. Beh, se hai sofferto è stato dopo, quando sono andata via a dormire. Certe volte sembra che uno dorma e invece... Invece? E invece, niente, ora ti ho ritrovato, ti ho cercato tutta la notte. Sei venuto qui a cercare me, ma se non sapevi neanche il mio nome. Un nome? E che cos'è un nome per un uomo innamorato? Ah, sei innamorato? E di chi? Gloria. Beh, io vado, ciao. Ciao. No, Gloria, vengo con te. Vieni, ma ti annoierai. Papà è un vecchio noioso, sai. Ma non importa. Allora vieni con gli sci. No, ecco, con gli sci no, perché sono un brutto ricordo per me. Sai, quando ero nei Marine. Dai, infila gli sci, presto. Sì, ma sono anche tutto vestito. Quando eri nei Marine? Eh già. Signore, prenda questo. Sì, sì. Grazie. Vada, vada pure, vada. Posizione strategica. Non ti appoggiare. Non venire. Gloria! Senti, Gloria! Mia figlia. Lui chi è? Nadine? Eccomi. Nadine? Ma che vuoi? Cos'è questa frenesia? Che frenesia? Niente, devo uscire subito e sono in ritardo. Ma le chiavi della macchina dove le avrò messe? Beh, non è il caso di agitarsi tanto. Guarda piuttosto, sotto la doccia ho perso 1.5 minuti. Mi sembra di vivere in una salumeria. Comunque mi compiaccio molto. Guarda che i nervetti ti fanno aumentare la pressione. Va bene, cara, grazie per il consiglio. Allora ti aspettiamo da Nestù. Non so se con questo petroliere potrò... Devi venire assolutamente. Siamo a cena coi Pedighier, col ministro Vildrac. Ho passato tutta la vita con questa gente. Ma sono nostri amici. Sono stufo. Beh, comunque devi cenare. Altrimenti ti va giù la pressione, ricordalo. Me lo ricorderò. Ciao. Ah, per questo si ricorda di tutto, tranne che dell'amore. Ciao! Ciao! Sì? Ah, è lei. Certo, se sopporta i ministri, venga pure. Avrà un vantaggio di mezz'ora su mio marito. Lui ci raggiungerà. Oh, ma non sia noioso. E cambi tecnica. Ciao, caro. Ciao, buonanotte. Mi raccomando, tesoro, non prendere freddo, eh? Sì, caro, stai tranquillo. Ci vuole poco a prendere un malato. Tranquillo, ciao. Caro. Cara, tieni la pelliccia, Non ce n'è bisogno. Ma come no? Caro. Salutami la tua amica e fai presto, eh? Ciao. Ciao.
Vai, vai! Bionda, Bruno, calva. Jasmine, e tuo marito? Che ne hai fatto? L'ho mandato a dormire. Fino a domani non ci sono mariti, soltanto tu e Dio, come una volta. Come una volta. Che facciamo? Andiamo via di qui. Portami nella tua villa. Ci sarà bene un angolino per noi. Andare fin là. E perché? Perché perdere tanto tempo quando invece... Ehi! François, è libero il numero 3? Libero. La gente non apprezza più certe cose. E così, piccola Jasmine, ti ricordi il nostro primo incontro? Era un angolo come questo, di quei posti che non esistono più, dove basta abbassare la luce per sentirsi fuori dal mondo. La villa è sempre una casa dove si vive, ha dei ricordi, impone degli obblighi. Qui invece c'è soltanto l'incontro d'amore. L'amore. La nostra realtà di questa notte, realtà indistruttibile, Jasmine. Oh, Edmond, te l'ho sempre detto che sei un poeta. Nicole! Nicole! Aspetta! Ehi, non correre, puoi cadere. Lei non è più abituato alle donne che possono correre senza rompersi. Ah, no? E che ne sai tu? Ci pensi bene. Facciamo una scommessa? Quale? Aspetti, non si volti, se no non vale. Quante cose devo ancora togliermi? Una sola risposta. Direi due. Una. Per chi mi ha preso? Lei è troppo abituato alle donne crollanti. Ha perso. Vado a tuffarmi. Nicole! Ma che fai? Venga, Le Plan, è meraviglioso. Ma Nicole... Aspetta! Venga, venga! Su, coraggio, si butti, avanti! Che freddo! Vuole che le confessi una cosa? Non avevo mai fatto il bagno a mezzanotte. E lei? Da ragazzo, qualche volta. Ma che fa? Nicole. No, mi lasci. Ma non darmi più del lei, mi invecchia. Sei come un ragazzino. Vieni qua, senti. Senti. Ho detto di no, domani. Non è facile. Ma perché? Ci devo pensare. È la prima volta. Adesso andiamo. Nicole. Vieni ora, andiamo via. Quando potrò rivederti? Domani, al bar del tuo albergo per l'aperitivo. Ah, ma insomma, io proprio non capisco, ma... È stupido, no? Se non capisci, lo stupido sei tu. Oh. Senti, Nicole, aspetta. Ma corri sempre tu. L'hai agganciato? Chi? Non fare la stupida, Leblanc. Ah, Leblanc, l'ho lasciato perdere. In fondo non era poi tanto divertente. Oh, scusami, mi ero dimenticata una commissione per papà, ciao.
S'il vous plaît, du per no. A quella tavola là. Allora, me lo offri questo whisky? Proprio qui? Non è meglio andare in un altro posto, eh? Un whisky Hag per me. Anche per lei, maestro? No, grazie, no. Ecco, ti vergogni a farti vedere insieme a me, ma ieri sera no, non vero? Mi vergogno affatto, ti assicuro che no. Dimostramelo, portami a mangiare con te subito, senza avvertire nessuno, io e te. D'accordo, andiamo a cambiarci. Ci vediamo dopo alla siesta. Che bambina. E vanno pure quei grandi. E noi niente. A chi scrivi? All'avvocato Lo Iacono. Che fa, firmo? Firma. Firmo. Quanta grazia di Dio. Quanta sofferenza. Sale, cuccia. Amoni. Amoni. Madame. Meravigliosa. Ma tiene quello che promette. Chi è? Come? Vecchi franchi, naturalmente. Ah, che ha detto? Mondana, eh. No, non ci credo. Ma senta, si potrebbe... Quando desiderate? Subito. Subito. Madame lo riceve che la sera. Ah. Stasera. Che ha detto stasera? E stasera. Stasera. Certo. D'accordo. 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 E cartolina? Bien, monsieur. Pierre, hai visto Michel? No, non si è visto. A ordini, signor padre? No, nulla. Grazie. Una mia amica ha sposato un conte italiano delle Marche, poi gli ha fatto un regalo, $100,000, e lo ha rispedito a casa. Allora non era un vero conte, e neanche un vero italiano. Noi italiani siamo passionali, ma disinteressati. Sì, sì, lo so che siete dei maniaci sessuali. No, no, dicono così per invidia, perché noi sentiamo profondamente. Allora, facciamo così. Sì. Adesso tu mi baci e mi fai sentire profondamente. Sì. Capitano, ha visto mia figlia? Eccola lì. Canta. Pardon? Canta e baciami all'italiana. Ah, sole. No, devi cantare veramente, eh? Il sole d'oro riscalda te. Ancora, ancora, una più appassionata per noi due. Sul mare luccicò l'astro d'argento. Guarda, guarda, Leblanc, vieni! Ah no, ti prego, vieni tu. Ti sta tanto bene qui a Londra. Nicole. Nicole. Senti, dammi 100 franchi. Che cosa ne vuoi fare, scusa? Tieni. È un disco eccitante, sentirai. Oh. Il disco è buonissimo. Ma cerchiamo un altro jukebox. Qui c'è una puzza d'infanzia abbandonata che non mi piace affatto. Queste lolite sono insopportabili. Balliamo? Non è il mio genere. Ah!
Questo va bene per te? Vieni. Ballo meglio di tua moglie? Sei una bambina. Un'altra, ne voglio un'altra, Michel. Nella hall c'è un cimitero. Cimitero di noi soldati. Topo. Darling. Topo. 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 Ancora, ancora. Al di là di quel muretto, soldatino, non puoi più cannotare. Topo. Topo. Capitano, italiano. Non c'è dubbio. Italiano. Tabù, tabù, tabù. Uno trapassò in una febbre. Uno fu arso nella miniera. Uno fu ucciso in una rissa. Uno cadde dal ponte lavorando per i suoi cari. Tutti dormono, sulla collina. Tutti dormono sulla collina. Signora, posso fare una domanda? Che c'è? Non so se posso usare, posso togliermi la giacca? Ma certo. Dove sono ella che diedi pellizzi, la tenera, la semplice, la vociona, l'orgogliosa, la felice? Una morì di parte illecito, una di amore contrastato, una sotto le mani di un bruto in un bordello, una di orgoglio spezzato mentre anelava il suo ideale, una inseguendo la vita lontana, a Londra e a Parigi, ma fu riportata nel piccolo spazio con ella, Katie e con Meg. Tutte, tutte dormono, dormono sulla collina. Dove sono? Dove? Beh. Bella, umida e molto profonda. Una cosetta fatta di premura, ma con criterio però. Non si può sfuggire al destino, ma si può sfidarlo. E la mia accettazione è anche una negazione. In quest'anticipo di eternità troverò quello che manca alla mia vita. Amore! Sei come un ragazzo, non sai assaporare il piacere dell'attesa. Ma qua non si finisce mai ad aspettare. Stanotte, uomo nero, hai lavorato per l'avvenire, ma sarai ricompensato nel presente. Dopo lo spettacolo torneremo a casa da due soli, senza Albert e Rodriguez. La notte è nostra. Vero è? Tutta nostra? Sì. Tutta nostra? Spagnozza mia! Allora, come rimaniamo? Ma è lei che deve decidere. Come? O io, o tu. O ne. No. Bussa. Non c'è. Aspetta. Entrez. Mi pare nuda. No, vissuta, In trasparenza. Entrez. Eh bien. Eh bien. Entrez. Bella madre mia. Ma mangiassa mutricuna. Ma voi altri che siete, dalla provincia di Cefalù? Ma... E parlate, parlate, vi si secca la lingua. Sì, di Cefalù siamo. Oh, che bella cosa. Sentatevi, sentatevi. Ma come, siediti. Sì. Prego. Noi veramente credevamo che... Sì, mi chiamano Genevieve, ma io veramente... Per me te, Assuntina greco. Ma te ne è piacere. Il barone è Giaconia. Ma te ne è il barone. Mio padre. Ah!
Ma io la conosco a lei, barone. Lei non si ricorda greco? Mio zio greco Calogero Pu Giuseppe faceva il campiere da suo padre. Da mio padre? E chi duca, faccia tagliata. Ah, sì, sì, sì. Dai, venite a Stelazzi, andiamo a vedere questo fenomeno. Uè, commenta, non faccio aspettare, dai. E metti mano al portatore. No, no, è lui il commentatore, è lui che paga. Hai capito, Stelazzi, è proprio mio. Basta assestare che diventa acido. Caffone, era per fare una gentilezza. E ora il vostro sacro dell'epoca, il più grande omaggio che gli uomini abbiano reso al gentil sesso. Coccinelle! Suis une croqueuse de diamants. Oui, le diamant, c'est ma nourriture. Il convient à ma nature. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Dès que ça brille, je suis hors de moi. Je n'hésite pas un seul instant. Et je bondis sur ma proie. Je suis une craqueuse de diamants. Je ne suis pas une duchesse connue faubourg Saint-Germain, cousine d'une princesse qui aurait des rois comme cousin. Mais j'ai reçu d'un prince d'Anam les plus beaux, les plus gros diamants. Je les mets sur les mains, sur les bras, et les laisse courir là. Oui, car moi, je suis une croqueuse de diamants. Il me faut ces trucs-là à la pelle. Je les déguste sans poivre ni sel. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Aussi loin que j'en aperçois, je n'hésite pas un seul instant. Et je bondis sur ma proie. Je suis une croqueuse de diamants. Oh, via! Ma que guitta! La nuit et le jour, mais ne pouvant en faire l'emplette pour se meurt d'amour. Ah, ma cosa vuoi che ti dica? Io non sono convinto affatto. Ma guarda lì che roba. Senti, forse non ne avrà più di te, vero? Ma più di te però certamente sì. Allora ti piace? Ah, ma che io costa. Tu sei un fenomeno da baraccone. Eppure è fidanzata. Ma va là, dove lo trova uno che se lo sposa? Però anche se è un uomo ci sa fare, eh? Ma lei come si permette di ballare così? Che diritto ha? Ma cosa è che vuole questa mezza cartuccia? Je suis une croqueuse de diamants. Signor Caltabiano. Oh, parrino. Morio. Morto. Oh, mischino. Che bella serata, come sono felice. Il Signore mi ha fatto la grazia. Ma voi dovete mangiare due spaghetti aglio olio come Dio comanda. E noi per questo siamo venuti. Che bello! Sì. In tanti anni che sono qui non ho dimenticato le usanze del mio paese benedetto. Ma io mi domando, come mai tutto questo, eh? Barone mio, storia d'amore fu quella. Avevo 16 anni con un carabiniere e mio zio mi fece partire. Ah, ma non mi lamento, sono molto rispettata. Certo che non è come essere al paese, no. E il Borgo Littorio l'hanno finito? Distrutto. Sì. No, è finito. Ah, è finito. Vado a prendere un po' d'acqua e vengo. Prego. La donna siciliana è sempre una gran dama, anche se così, ma... A me mi fa una certa tenerezza. Sì. Sì, è vero. Per me la scienza ha fatto molto. Allora è vero, eh? Ma scalzone! Pure la fossa mi ha fatto scavare sto cornuto! Che c'è? E Minucce, che cosa gli avete detto? Non aveva capito. Gli abbiamo rivelato tutto. Così?
Hanno portato questa lettera dalla villa. È urgente, sbrigati, tocca a te. Il soldato Jacques Dufresnoy, in arte coccinelle, è richiamato alle armi per addestramento e dovrà presentarsi entro 24 ore al proprio reparto. Oh, Madame Talis l'ha detto. Lì potrai trovare l'uomo del destino. E non dimenticare il reggiseno. Oh. Gaspar. Qua è pronto. Ma bravi! Al posto, fornello e pignata. Qui facciamo così. Ah, un momento. Prego. Fate. E là. E si beve. Altra novità, hai visto? Fornito vino tutto. Vino non sano, che 15 anni. Tappo. Tappi. Rosso come il sangue. Ottimo e sincero. Sì, grazie, basta, grazie. Questo da forza. E vitalità. Alla nostra salute. Alla Sicilia. E a noi. No, a noi. Veramente formidabile questa rimpatriata. Assuntina, sei grande. Barone, quando si incontrano dei paesani, veri gentiluomini. Occhi certezze. Scusate un momento. Prego. Che fa? Mettiamo un po' di musica? Perché no? Alla salute! Oh, ma io ho un'altra sorpresa per voi, indovinate? Ancora una sorpresa. I carciofi, fatti in paese da mia zia Bizza. Cacuocciole. Cacuocciole. Pardon, credevo che fosse finita. Buonasera. Così tu ti diverti. E cos'è questo trattamento de favor? Ma Jules, sono paesani, sì, quasi parenti. Parenti? Sì. E in piena stagione butti via le serate così. Sì, ma veramente non. E io fai anche la magnaia, fa. Che c'è di male? E che a me non l'hai mai fatto? Non gridi, siamo uomini di mondo. Poi due basta, fuori. Appunto, noi andiamo, sì, vieni. Sì. Cosa di fare? Arrivederci, barone, scusate. Ma adesso ti insegno io a trattare i clienti come amici. Tu, di amico, ne hai solo uno. Io, hai capito? Assunta. Però io per il rispetto che ho per lei, perché se no ci avesse buttato un buffone. Beh, situazione imbarazzante per un gentiluomo. Comunque abbiamo fatto bene ad andarcene. Di nuovo? Sì. Ma io 100.000 franchi al portiere li ho dati. Certo, 100.000 franchi di cacuccioli. Di cacuccioli? Di cacuccioli. Di cacuccioli. Cacuccioli. Buonasera. Carciofi. Cacuocciole. Ma chi manco per niente. Vai, gira. Corri. Ma che fai? Venga. Ma che fai? Oh. Caro Don Melchiorre. Ma come mai senza femmine? Ma che femmine? Che schifo, lasciata, va. Cacuocciole. Ma che cacuocciole? Dica, Don Melchiorre. Cacuocciole. Andiamo. E abbandiamo il cacuocciole. Avvocato Leblanc. Avvocato Leblanc. Che c'è? Sua moglie ha lasciato detto che cena con degli amici al Vieux Moulin. Può raggiungerli là. Bene, grazie. Prego. Signora Leblanc, è per lei. Sì? Pronto? Sì.
mi accompagni? Ho un po' d'emicrania, scusatemi. Ferma, non toccare. Nicole, senti, Nicole, non perdiamo tempo. Vieni, vieni qua, cara, su. E lì cosa c'è? Lì c'è il bagno. Ma togliti questa roba, fa caldo, no? Toglila, su. Nicole, dove vai adesso? Vieni qua. Oh, quante creme. Sì, ma cosa c'entrano le creme adesso? Andiamo di là. Di tua moglie? Sì, sì, sono di mia moglie, sì. Si difende? Sì, si difende. Ah, e quello che cos'è? È una doccia elettronica. Elettronica? Sì, esce acqua e certi raggi che evitano le rughe. Ah, voglio farla anch'io. Bambina, ma adesso vuoi fare la doccia? Dopo la farai, no? No, no, voglio farla subito, mi slacci. Sì, sì, sì. Se stai buono, lascio la porta aperta. Sì, sto buono. Ma, e adesso ma hai fatto male. Ci siamo dopo, eh? Ma io volevo darti un bacio, scusa. Nico. Voltati. Tieni. Questi... Com'è divertente. Leblanc, mi dai un accappatoio? Leblanc! Sì, subito! Eccomi, eccomi. Ecco qua. Prendimi in braccio. Sì, sì. Opla! Ah. Ma che ti prende, Leblanc? Leblanc, che hai? All'artrite. È un meccanismo un po' usato. Bisogna andarci piano. Nadine, sta fermo, smettila. Aiutami. E imparerai col tempo che una donna può perdonarti di averle preso il marito, ma non di averle preso la sua roba. Via, via, fuori! E sta zitto tu! Nadine, un massaggino, fammi un massaggino, ti prego. Già, le riparazioni toccano sempre alle mogli. Aia, ma così mi fai male, mi spezzi in due. Cabum, cabum! Aio! Gloria! Gloria, fermati! Gloria! No, lasciami, Non è finito. No, lasciami, mettimi giù. Questo al cinema non l'hai mai visto, eh? No! Signor, tu mi vedi? Colle qualcosa, signorina? No, niente. No, buonasera. La mia cabina è questa qui. Amore mio. Dai, apri, cretina! Apri! Gloria! Dai, non scherzare! Gloria! Gloria! Gloria, ma lontana via! Signor Edmond! Signor Edmond, c'è una bella signora che domanda di lei. Sono riuscita a farla aspettare, ma... Ah, e com'è? Oh, è bruna, bella, molto elegante. Ah, sì, sì. Non farti vedere, esci dall'altra parte. Ma Michelle! Non pensare a Michelle, chiudi bene tutto. Edmond. Jasmine. E tuo marito? Oh, l'ho messo in quarantena e me ne sono andata. Non ci resistevo più. Oh,
Ma non vorrai lasciare un marito come quello, no? Oh, l'ho già lasciato. Lui non lo sa ancora, ma glielo scriverò. Credimi, caro, non ci resistevo più. E poi, dopo quella sera con te, portami nella tua casa. Io ti vorrò bene. E terrò in ordine tutte le tue belle cose. Ah, per quelle. Vieni di qua, cara. Di qua, di qua. Ho preso soltanto qualche gioiello. Non voglio niente da mio marito, soltanto che mi lasci in pace con te. Capisco, cara. Un po' imprudente, ma... Oh, tienimi con te. Mi basterà dividere quello che hai tu. Non è questione di dividere tra di noi, figurati, cara. Ma... Oh, ma dove andiamo? In veranda. Io questa casa la odio. Ci sono state altre donne prima di te. Vieni, cara. Oh, oh, sarà divino in veranda. Che impeto sei sempre tu. Oh, che succede? Niente, cara. Sono dei fuochi d'artificio che ho fatto preparare per te. Divino. Signorina. Liu Pao, dov'è il giovane signore? In coperta. Liu Pao, il giovane signore è stato molto gentile con me. Voglio che sia trattato benissimo, hai capito? Come ufficiale inglese a Singapore? Come l'ufficiale inglese a Singapore, Liu Pao. A vedere. Ecco, metti tutto là sopra che dopo faccio colazione. Signora. E ricordati tutte le mattine così, d'accordo? Bene, bene, signore. Uno, due, tre. Quattro! Mamma mia! Come a Singapore. Aiuto! Ecco il salvagente! Michel, attaccati! Dammi la mano, su, su, forza. Vieni su. Forza, forza. Ecco, e questa è per la prima. Questa è per la seconda. E questa per le altre volte che mi hai tradito. Forza, fuori, fuori, fuori. E da oggi ti chiamerai Michele, per tutti. E così impara un'altra volta a fare Don Giovanni. Non lo faccio. Amore. Questa è la villa dove presto verremo a giocare. Salutate, bambini. Buongiorno. Entrate. Io cambio casa. E certi giorni ne dimostra 50. Ha tanta ammirazione per lei. Ma non è mica poi tanto brutta. Thank you.
Vuole che le confessi una cosa? Non avevo mai fatto il bagno a mezzanotte. E lei? Ma, da ragazzo, qualche volta. Ma che fa? Sin dalle epoche più remote, poeti, drammaturghi e romanzieri hanno celebrato le gesta dei grandi amatori. Nietzsche. L'epica seduzione di Paride, il tenebroso fascino di Don Giovanni, gli ardori dell'irresistibile Casanova sono divenuti leggendari. Oggi, nell'epoca in cui uno spaventoso progresso scientifico ha relegato l'amore a funzioni di secondo piano, vi narreremo le imprese di coloro che dal secondo vorrebbero farlo tornare al primo. Vi canteremo le gesta dei conquistatori principe dei nostri tempi, degli uomini che con uno sguardo incendiano il subconsciente femminile, con un sorriso magnetizzano, conturbano, travolgono il sesso debole. Il primo uomo di cui mi sono innamorata me l'ha portato via la mia migliore amica, con la scusa che era suo marito. Dopo il favoloso successo di Costa Azzurra, ecco a voi gli irresistibili leoni della costa, i fascinosi conquistatori dell'azzurro, i Don Giovanni della Costa Azzurra. Che razza di brillantina ti metti? Oh, l'ho capito appena ti ho visto. Sei forte, primitivo. Posso affidarmi a te con piena fiducia. Affidatevi, affidatevi interamente. Io sono disposto a tutto. Gli assi della moderna tecnica dell'abordaggio, gli ammagliatori per eccellenza, vi narreranno in confidenza le loro segretissime avventure. Che classe, che esperienza, che donne, che avventure, le follie sull'acqua, la garçonnière, l'abat-jour, il séparé, il tête-à-tête, lo champagne, e che dinamismo! A est la francesina, a ovest l'americana, a mezzogiorno la moglie, e a mezzanotte, beh, a mezzanotte. Senti, quando hai finito, faresti una tomba anche per me? Ma ofando! Chi dice donna, dice danno, ma gli inguaiatissimi Don Giovanni non disarmano. La notte è nostra. Attenzione! Nubili o coniugate, casalinghe o titolate, difendetevi, barricatevi, nascondetevi dietro il sofà. Arrivano i Don Giovanni della Costa Azzurra. Ecco a voi i Don Giovanni della Costa Azzurra. Ed ecco le adorabili vittime dei Don Giovanni. Ecco infine chi è allo stesso tempo Don Giovanni e vittima.